Ci troviamo a Caltanissetta in via Ferdinando I, nella palestra Top Trainer, con noi Renato Saporito. Abbiamo intervistato Renato a ottobre, quando le palestre sono state chiuse. Finalmente, dopo un lungo inverno, dopo la primavera, le palestre hanno riaperto d'estate però. Nonostante il caldo, la gente sta venendo? Allora, di positivo c'è solo la riapertura, però il rientro è molto a rilento, calcolo il 30%. Poi metti che ci hanno fatto aprire a giugno, adesso c'è luglio, il periodo estivo, quindi ci sarà il calo. Per noi non è che sia stata una grandissima apertura, perché il periodo estivo, le palestre, si sa, c'è il calo. Ma per quanto riguarda i ristori, avete avuto qualcosa durante questo lungo inverno o poco rispetto a quello che avete perso? Diciamo che rispetto a quello che abbiamo perso è poco, però qualcosa è arrivata, però... C'è da dire inoltre che tutti questi macchinari che voi avete ovviamente non li potevate fare logorare durante la chiusura, quindi comunque la manutenzione c'è sempre stata. Quella sempre, non manca mai, perché non possiamo lasciare tutto fermo, la manutenzione è stata sempre fatta. E poi, come possiamo notare, le persone ci sono, si stanno allenando, ognuna nella propria postazione, comunque le palestre, come abbiamo sempre detto, sono sicure, perché assembramenti non ce n'è, fanno allenamenti singoli, tutto disinfettato, non ha avuto senso questa chiusura? Per me no, per me si poteva continuare con gli ingressi numerati a fasce orarie, e si evitava di perdere quello che abbiamo perso. Lei fortunatamente ha resistito, ha riaperto, c'è chi invece non ha riaperto più qui a Caltanissetta, sa qualcosa? Purtroppo sì, qualche mio collega ha chiuso l'attività, mi dispiace perché siamo tutti nella stessa barca, però lì possiamo fare poco. Si spera che in autunno restiate aperti a questo punto. Incrociamo le dita, perché adesso si sente questa variante e quindi siamo in attesa, poi non lo so cosa succede. Speriamo di rimanere aperti. Anche perché appunto, come ha detto lei all'inizio, siamo a luglio, poi c'è agosto, la gente va in ferie, quindi comunque chi ritorna in palestra ritornerà a settembre-ottobre. Torneranno a settembre-ottobre con purtroppo con questa variante che tanto è pubblicizzata. Ma tanto, o chiusi o aperti, le varianti, come possiamo ben notare, ci sono, i vaccini li abbiamo fatti, le varianti appunto ci sono, i contagi aumentano, quindi le chiusure non sono servite. Ma speriamo bene, perché la maggior parte di persone adesso è vaccinata, quindi sarà, speriamo bene, poi decidono i signori di lassù.